grazie della possibilità di intervenire. Semplicemente vorrei approfittare di questa occasione così per portare un ulteriore contributo a quanto è già stato detto, non per entrare nuovamente nell'esperienza del progetto in particolare, ma per collegarmi anche nella così, ricerca di una prospettiva poi, no? Su come questa iniziativa dovrebbe evolversi dal punto di vista delle agenzie, che è un punto di vista di una struttura che è dedita principalmente al monitoraggio, controllo e quindi allo sviluppo di tutti gli aspetti metodologici e di applicazione normativa che portano a migliorare la conoscenza. Quindi in questo senso volevo innanzitutto riportare l'attenzione sul il collegamento stretto che di cui dobbiamo sempre tener conto tra qualità delle acque e caratteristiche dei suoli, soprattutto quando parliamo di nitrati di origine agricola, perché l'attività agricola si svolge sul suolo e quello che l'agricoltura utilizza ha il suolo come intermediario tra i mezzi produttivi che utilizza, le azioni che vengono fatte sulla superficie del suolo e le acque che vengono a contatto con il suolo. Quindi è già stato detto stamattina, mi pare anche dal presidente di Ispra, che l'approccio ad esempio parametrico che è stato utilizzato per il progetto fa riferimento all'allegato 7 del decreto legislativo del testo unico ambientale, che devo dire però che mette questo dei metodi parametrici in subordine all'approccio più di valutazione cartografica, no, e di caratteristiche del territorio e dei suoli, che dovrebbe essere invece l'approccio prioritario relativamente alla valutazione della vulnerabilità delle acque all'inquinamento da nitrati. Quindi richiamo appunto l'esperienza che abbiamo fatto nel Veneto, parlo dell'agenzia, nel momento in cui c'è stata la necessità di adottare insomma delle metodologie di valutazione e degli impatti e delle pressioni generate dall'agricoltura, in particolare nei confronti della qualità delle acque, e quindi abbiamo utilizzato un patrimonio informativo che fortunatamente noi abbiamo in agenzia regionale, patrimonio informativo sui suoli, che altre agenzie regionali non hanno, ma che diciamo hanno in disponibilità, nel senso che magari queste informazioni risiedono nelle regioni piuttosto che negli enti strumentali dell'agricoltura, e quindi utilizzando questo patrimonio informativo è possibile avere, no, elementi utili, importanti per capire meglio qual è poi il comportamento dei nitrati una volta che arrivano al suolo, anche in rapporto con la destinazione successiva. Quindi, lo dice il testo unico ambientale, la capacità di attenuazione del suolo nei confronti dell'inquinante è uno degli elementi che insieme con la vulnerabilità intrinseca, i fattori ambientali, i fattori antropici, sono diciamo, gli elementi che servono a definire il quadro che dobbiamo studiare. No? Richiamo quello che ha detto anche il Presidente dell'Ordine degli Agronomi, che ha fatto un chiaro riferimento all'importanza di mettere a sistema le conoscenze e a utilizzare le conoscenze che abbiamo a disposizione. Tra l'altro qua ci sono anche dei colleghi che hanno partecipato, sono a conoscenza del lavoro che è stato fatto ancora all'epoca, ancora prima, diciamo parallelamente al progetto Carta dei Suoli d'Italia, e soprattutto in particolare nelle regioni del Nord Italia, è stato fatto un approfondimento proprio per comprendere meglio il comportamento del mezzo acquoso, no, nel suolo, cioè dei rapporti tra l'acqua e il suolo, approfondendo quelle che sono le caratteristiche e le proprietà idrologiche del suolo. E quindi questo ha consentito anche di definire diciamo, una metodologia che poi può essere una prima metodologia di riferimento, almeno per le regioni padane, che però condivisione che non mi risulta abbia avuto seguito, perché per poi il percorso che ciascuna regione ha fatto nella definizione delle zone vulnerabili ha seguito altri riferimenti, altri criteri, no? Ecco, io dico probabilmente una prima considerazione che faccio, sarebbe importante recuperare questo approccio comune, perché l'approccio diciamo parametrico sicuramente ha dei limiti
legati alle semplificazioni che abbiamo dovuto adottare perché non c'era uniformità di dati disponibili, perché non si disponeva di un lavoro, di un approfondimento tecnico che consentisse di usare al meglio i dati che sono disponibili. Ecco, quindi poi con tutta una serie di, diciamo, modellistica e tutto quello che la conoscenza, insomma, cioè, la conoscenza scientifica ci mette a disposizione, mediante anche dei rilievi fatti in campo, quindi la definizione, insomma, e la taratura di questi modelli fatti, ripeto, in maniera condivisa, si è arrivati appunto alla, così adesso scorro velocemente, ma sono, diciamo, approcci che sono, penso, diffusamente conosciuti, ma a suo tempo appunto si era arrivati, utilizzando gli elementi che erano a disposizione, a definire un metodo che poteva, utilizzando le informazioni sui suoli, restituire una caratteristica di sintesi che potremmo definire capacità protettiva dei suoli o capacità di attenuazione dei suoli. Questa è la, diciamo, il lavoro che è stato fatto nei suoli della pianura del Veneto, dove appunto si può vedere che, insomma, ma questo ci accomuna un po' anche alle altre regioni della pianura padana: il territorio si distingue in una zona di alta pianura e di bassa pianura che presenta caratteristiche idrologiche e idrogeologiche diverse, perché da un lato c'è l'acquifero indifferenziato, dall'altro invece abbiamo le falde confinate, e anche con presenza di terreni che in superficie presentano caratteristiche molto diverse. Quindi la capacità protettiva poi risente logicamente di queste differenze, e come si vede la fascia di alta pianura è la fascia, diciamo, la zona dove riscontriamo la maggiore vulnerabilità. Entro adesso, ecco, questo associato poi, messo insieme ad una valutazione della stima dei carichi azotati, qua è improprio qua il termine usato, azoto in eccesso è sbagliato, ma sarebbe una stima dei carichi azotati similmente a quanto è stato fatto anche nell'arco del progetto, ha portato alla definizione di una stima del rischio di percolazione dell'azoto che, diciamo, cerca di tener conto dei caratteri, diciamo, territoriali del suolo, dei carichi dell'azoto, e dire qual è, diciamo, la probabilità, se media, alta o bassa, che il nitrato che viene distribuito sulla superficie se ne vada in profondità e vada ad interessare i corpi idrici. Ecco, naturalmente ci tengo a dire, perché ci sono poi anche, no, a volte si fa un po' di confusione su queste cose, che il percorso di cui ho parlato è un percorso puramente tecnico, nel senso che è servito ad ARPA per capire meglio dove era più corretto andare a posizionare i punti di campionamento per la verifica poi anche delle concentrazioni di nitrati. È servito anche per cercare poi dei criteri di interpretazione dei risultati che si ottengono, perché se non si hanno quegli elementi conoscitivi che stanno dietro a quelle valutazioni, è difficile anche capire, no, il perché di determinate concentrazioni in aree diverse del territorio. Naturalmente, invece, l'individuazione delle zone vulnerabili a nitrati ha seguito altri percorsi. Qua io ho detto i criteri amministrativi, però diciamo sono percorsi che sono solo in parte tecnici, ma che hanno una buona parte anche di considerazioni di altro tipo, che sono legate a disposizioni normative piuttosto che a situazioni di opportunità. E quindi, però, ecco, quello che accomuna la valutazione che vi ho fatto vedere prima a quella di questa designazione delle zone vulnerabili è la fascia di alta pianura, che comunque è proprio la fascia che è stata individuata con criteri di tipo tecnico, e quindi è sicuramente la zona individuata come vulnerabile. Questo è il quadro della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee, è il risultato del monitoraggio 2013, quello che è, diciamo, ormai completamente disponibile, e che sono tutti i dati che sono consultabili anche sul sito dell'ARPA, da cui si vede che, diciamo, che la concentrazione di nitrati è un problema relativo, no, da questa immagine, nel senso che non sono molti i punti
sui 280-290 punti pozzi monitorati, non sono molti quelli che presentano valori che superano, pochi, mi pare che sono 5-6, oppure che si avvicinano al valore limite. E che diciamo che è una. È già anche, insomma, richiama un po' quello che si è detto anche stamattina, che probabilmente andrebbe un po' rivalutato il peso che anche i nitrati di origine agricola, diciamo comunque il carico di azoto, ha sulla qualità delle acque rispetto alla concentrazione di nitrati, perché diciamo quello che si riscontra è comunque una tendenza alla diminuzione della concentrazione di queste sostanze nelle acque. E quello che, l'ultima cosa, poi ho concluso, è quello che stiamo cercando di fare adesso, grazie appunto a anche al contributo che la Regione Veneto, l'incarico che ci è stato dato anche di capire meglio qual è il comportamento, la presenza dei nitrati nelle acque sotterranee, è cercare di andare a monitorare al di là, diciamo, delle aree di alta pianura che sono anche storicamente più indagate, più conosciute e dove anche a volte è difficile trovare una relazione tra la concentrazione che si trova nelle acque sotterranee con le caratteristiche dei suoli che stanno sopra questo acquifero, proprio perché l'acquifero è indifferenziato, quindi si sposta, e i nitrati si diffondono e pertanto è difficile trovare una relazione tra quello che viene fatto o c'è sopra e quello che si trova sotto nelle acque. Quindi abbiamo cercato invece di approfondire la zona della bassa pianura, dove appunto è più facile a volte, e mi pare che lo diceva anche il Presidente Ispra nell'incontro che c'è stato a Milano, no? Uno degli risultati del progetto è stato anche una certa evidenza che i fenomeni che si vanno a registrare anche con il monitoraggio e anche con i risultati dell'analisi isotopica fotografano una situazione che è quella della qualità delle acque nell'intorno, no, della sorgente o del punto della fonte che si va a monitorare. Quindi, per dire che non c'è una sostanziale un forte condizionamento di quello che sta lontano, che sta a monte, eccetera, ma anche i risultati del monitoraggio rispondono soprattutto di quello che avviene in quell'area attorno al pozzo monitorato. E questo è ad esempio una zona dell'area di bassa pianura che è in provincia di Verona, dove abbiamo sovrapposto, naturalmente l'attività è ancora in corso, però mi sembrava interessante far vedere questa immagine, perché risulta abbastanza chiaramente che i punti in cui troviamo dei valori di nitrati superiori, naturalmente non superano il limite, però sono valori, diciamo, che si avvicinano, sono tra i 25 e i 50, tra i 25 e i 40 se non ricordo, però quei, diciamo, quei punti più grossi sono proprio in zone dove, sulla base dei dati sui suoli disponibili, risulterebbero, no, zone in cui abbiamo suoli con una capacità protettiva relativamente bassa. E quindi questo significa che in effetti il motivo per cui in quei punti riscontriamo dei valori un po' superiori agli altri piezometri è dovuto alla natura dei terreni. Probabilmente non siamo andati a indagare ancora i carichi, eccetera, però credo che anche nella prosecuzione di quello che potrebbe essere la continuazione di quello che è stato fatto fino adesso, probabilmente bisognerebbe trovare il modo per conciliare, diciamo, un approccio di questo tipo, cioè andando a individuare quelli che possono essere i punti che sono maggiormente impattati o sui quali conosciamo qualcosa di più anche in termini di contesto pedologico, oltre che diciamo di fonti o di carichi, e andare in quei punti a verificare con l'utilizzo anche delle analisi isotopiche quale può essere il contributo, no, dato dalle varie fonti alla concentrazione di nitrati in queste aree. Io ho concluso, spero di essere...